Beh, sicuramente quest'anno è un anno particolare, la pandemia a livello mondiale, a livello nazionale ha messo in ginocchio una serie di categorie e tra queste sicuramente i meno abbienti che hanno ulteriori difficoltà che già avevano nel reperire un farmaco. Molto spesso i farmaci sono di fascia C e quindi devono essere acquistati. Molto spesso soggetti che vengono in farmacia non hanno neanche la capacità economica di poter pagare il ticket. Ecco, un gesto di solidarietà che credo sia dovuto in questo anno particolare è un gesto che ci farà sicuramente dare un contributo più importante alla necessità di salute che questi cittadini hanno. Possiamo donare nelle 5.000 farmacie in Italia, quest'anno più dell'anno scorso, ed è un segnale sicuramente positivo, nelle 79 farmacie di Palermo e provincia. E donare è un gesto che credo darà la possibilità a questi soggetti di avere una possibilità in più di curarsi. Vogliamo dire in maniera chiara che più di mezzo milione di persone oggi non hanno la possibilità di curarsi, che ci fa pensare a quella che sia la situazione nel nostro paese, aggravata dalla pandemia e complicata dalla pandemia, ma il banco farmaceutico, cosa che fa ormai dal lontano anno 2000, raccogliendo farmaci, OTC e SOP acquistabili presso le farmacie, che peraltro contribuiscono con donazioni liberali alla realizzazione del banco, dà la possibilità a questi soggetti, attraverso le associazioni di caritatevoli alle quali vanno indirizzati i farmaci, di potersi curare. Questo significa che i farmacisti, come hanno dimostrato durante tutto l'anno della pandemia, non si tirano mai indietro e si impegnano costantemente a servizio della cittadinanza e a servizio della salute. Quest'anno, tra l'altro, le farmacie col banco farmaceutico stanno dimostrando un impegno ulteriore perché le difficoltà della pandemia fanno sì che spesso i volontari del banco non possono trovarsi all'interno della farmacia, lì dove non ci sono gli spazi, ma magari sono all'esterno. Questo vuol dire che i farmacisti devono in prima persona promuovere questa iniziativa di solidarietà e attirare le persone, spiegare di cosa si tratta. E questo i farmacisti lo fanno veramente col cuore, per servizio alla popolazione. Quest'anno noi abbiamo una richiesta che è molto maggiore rispetto a quella dell'anno scorso, perché sono aumentati i poveri. Non solo quelli che erano prima assistiti sono diventati ancora più bisognosi di sostegno, ma ci sono, diciamo, affiancati le nuove povertà, cioè quelle fasce che sono rappresentati da quanti hanno perso il lavoro legati alla pandemia. L'anno scorso noi abbiamo raccolto nella sola città di Palermo oltre 6.000 confezioni di farmaci che sono andati ai nostri 24 enti distribuiti sul territorio, che sono, diciamo, molto eterogenei per quanto riguarda la popolazione che assistono, e vanno da anziani a diciamo bambini, a ex tossicodipendenti, eccetera. E siamo riusciti a rispondere, a coprire circa il 40% del fabbisogno richiesto. Purtroppo quest'anno il fabbisogno è ancora più elevato e quindi c'è proprio la necessità di corrispondere a questa domanda di sostegno, venendo in farmacia e acquistando i farmaci senza obbligo di prescrizione.